Fa il suo ingresso il corteo accademico. Entra il prorettore vicario Enrico Napoli. Entrano i prorettori di Ateneo, Clara Celauro, Luisa Amenta, Beatrice Pasciuta, Stefana Milioto, Fabio Mazzola. Entrano i professori componenti la commissione, Riccardo Alessandro, Antonio Carroccio, Marcello Ciaccio, Giuseppe Ferraro, Ada Maria Florena. Entra il professore emerito Adelfio Elio Cardinale. Entra il magnifico rettore dell'Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri. Il rettore dell'Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri, porge il saluto dell'Ateneo. Autorità civili e accademiche e militari, colleghe e colleghe, studentesse e studenti, signore e signori, porgo a tutti voi il più caloroso benvenuto a nome del nostro Ateneo, oggi riunito in questa storica sala per il conferimento della laurea magistrale honoris causa in medicina e chirurgia alla professoressa Ilaria Capo, che ringrazio sentitamente. Ilaria Capo può veramente essere definita una donna che dove passa lascia un segno profondo per la sua competenza, professionalità, per le sue idee innovative, per la sua visione, per la sua capacità di guardare avanti, ma permettetemi di dire anche per la sua enorme simpatia e grande umanità. Come giovane veterinaria, Ilaria Capo ha lavorato sempre su temi scottanti di grande attualità, occupandosi di zoonosi, che da sempre hanno costituito un pericolo per la salute dell'uomo. In tempi non sospetti, nel 2006, quando i laboratori più accreditati lavoravano in competizione tra loro per arrivare per primi a depositare sequenze preziose, Ilaria Capo aveva capito che solo dalla condivisione di informazioni rilevanti può derivare la capacità di affrontare, possibilmente prevenire, pandemie che possono interessare l'uomo e animali con danni devastanti. Un'intuizione, quella di prendere di dominio pubblico la sequenza genica del virus dell'aviaria, che le valse riconoscimenti internazionali, ma che, come sappiamo, pagò a caro prezzo. Oggi, il grande apporto dato dalla Capo alla diffusione degli open access e contributi scientifici è da tutti universalmente riconosciuto. E nei mesi passati, quando il mondo intero è stato travolto dalla pandemia da Covid-19, il virus che ci ha costretto a cambiare mappa mentale, per citare il sottotitolo del libro Il Dopo, di cui è autrice, abbiamo toccato con mano quanto importante sia quella condivisione di dati di cui Ilaria Capo si fece paladina molti anni fa. Anche in considerazione della laurea honoris causa che oggi viene conferita a Ilaria Capo all'Università di Palermo, mi piace sottolineare l'impegno da lei profuso nel promuovere una visione circolare della salute che, partendo da ambiente e piante, arriva agli animali e all'uomo. Visione che da medico divido pienamente e che deriva dalla capacità della scienziata di affrontare la ricerca con un'azione a 360 gradi, grazie anche alla sua grande abilità nel raccogliere e mettere a sistema competenze molto diverse tra loro. Su questo tema Ilaria Capo ha detto in un periodo non facile, fino a pochi mesi fa, il centro di eccellenza One Health dell'Università della Florida, mettendo insieme proprio tanti giovani entusiasti, tra cui peraltro moltissimi italiani, che animati dalla sua visione, dal suo entusiasmo, hanno costruito una squadra sicuramente vincente.
La recente pandemia ha in un certo senso restituito all'Italia la grande virologa, che ha saputo non solo occuparsi di Covid-19 sotto il profilo scientifico, ma anche di fornire una chiara e precisa comunicazione, puntuale, garbata, che tutti quanti abbiamo potuto apprezzare, ancor di più in un periodo in cui la distribuzione e la disinformazione delle informazioni era troppa e nociva. Quanto successo negli ultimi mesi dimostra chiaramente la necessità di affrontare il problema della salute con una visione olistica, una visione a tutto campo, circolare appunto, in cui la scienza ha un ruolo centrale nella conoscenza. Oggi l'area capua è tornata finalmente in Italia con una prestigiosa carica al campus europeo della John Hopkins University di Bologna, riporta nuovamente il nostro paese, il suo talento e il suo carisma. Credo di manifestare il pensiero di tutti e ringraziarla di vero cuore per questo suo ritorno. La sua competenza in campo veterinario è nota a tutti. Forse meno nota è l'attenzione al mondo vegetale, presente peraltro nel suo DNA grazie al nonno economista agrario. Svelata nel 2021 con la fondazione di WeTree, un'associazione che si occupa di valorizzare piante, ambiente e donne. Oggi la laurea in Oriscausa Medicina e Chirurgia che conferiamo in Aracapua permette veramente di chiudere il cerchio, con il pieno riconoscimento da parte del mondo accademico del ruolo fondamentale delle avute nel promuovere il tema della salute circolare. Grazie di vero cuore. Il direttore del Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica Avanzata, Giuseppe Ferraro, porge il saluto del Dipartimento. Io porto il saluto appunto del Dipartimento che ha proposto l'attribuzione di questo titolo onorifico. Nel farlo volevo un po' ripercorrere questi mesi che ci hanno separato dal primo atto, che è stato un deliberato del Consiglio di Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, che ha proposto al Dipartimento l'attribuzione del titolo della laurea honoris causa. E in quel momento mi sono chiesto come proporre al Consiglio, non in riferimento alla caratura scientifica che oggettivamente è internazionalmente riconosciuta e assolutamente prestigiosa, ma come mettere insieme questi due elementi, una ricercatrice di fama internazionale e un dipartimento estremamente articolato, perché lo stesso nome ci dice che ci sono tre traiettorie strategiche, la ricerca di base, le neuroscienze che hanno caratterizzato anche la storia della ricerca biomedica di questo Ateneo e la diagnostica avanzata, medicina di precisione, sono due termini che ogni tanto vanno in simbiosi. E noi siamo una struttura di ricerca, il Dipartimento, come ovvio che sia, e da questo punto di vista sono andato un po' a vedere o quasi tutti, sono innumerevoli gli interventi della professoressa Capua, sia nel recente passato, che ha citato il magnifico rettore, sia negli anni iniziali della carriera. Al centro della sua attività c'è stato sempre un credo fondamentale, cioè la ricerca scientifica, con tutto ciò che comporta, nel senso che non ho mai trovato nessun intervento della professoressa Capua sullo schieramento ideologico di altro genere, ma il rigore scientifico è in questi ultimi anni un rigore scientifico che è stato un baluardo rispetto alla pressione mediatica che in qualche modo ci condiziona nel dare risultati immediati e dare risultati assolutamente definitivi. Chi vive in un laboratorio come i nostri laboratori, tutti dell'Ateneo, tutti gli Atenei italiani, sanno benissimo che i risultati immediati perdono un parametro che è quello temporale, che non è assolutamente secondario, è fondamentale, perché il rigore scientifico prevede prove, ripetere le prove, confrontarsi con altra realtà. Ho sentito nei vari interventi della professoressa Capua un continuo confronto con realtà internazionali, tant'è che lei è stata protagonista di una migrazione assolutamente positiva in ambito accademico e di istituti di ricerca. Quindi questa è la chiave con la quale io ho proposto al Dipartimento l'attribuzione di questa, o la proposta di attribuzione della laurea honoris causa in medicina e chirurgia. Io non so se il cerchio in questo momento è chiuso. Sicuramente questo cerchio ha tanti diametri,
che sono quelli della ricerca scientifica, con tutto il rigore che ha manifestato, con tutto l'equilibrio che in diversi interventi ha mostrato, da un lato mantenendo integre le esigenze del ricercatore e della ricerca, proprio perché si va verso dei risultati che abbiano un valore assoluto, magari non immediatamente, e dall'altro guardando anche con un occhio sempre appassionato alle richieste che dalla gente vengono, che cercano risultati, conforto nella ricerca scientifica. Talvolta la professoressa Capo ha spento alcuni entusiasmi, facili entusiasmi, molte volte ha messo avanti delle prospettive magari non a breve termine ma a lungo termine, e questo è la reale essenza del ricercatore. Quindi con questa chiave ho proposto al Dipartimento, che con entusiasmo in maniera unanime ha deliberato favorevolmente la proposta di attribuzione della laurea magistrale in medicina e chirurgia. Complimenti e auguri reciproci. Il presidente della scuola di medicina e chirurgia, Marcello Ciaccio, legge la motivazione del conferimento. Magnifico rettore, autorità civili, militari, accademiche, colleghi, signori e signori. Io, prima di leggere la motivazione, professoressa Capua, desidero ringraziarla per il contributo che lei ha dato negli anni alle conoscenze e allo sviluppo della ricerca in un campo molto particolare delle scienze della vita, che è quello della microbiologia e in modo particolare della virologia. Ma soprattutto desidero ringraziarla perché ha aperto un dibattito per prima sulle connessioni che devono esserci, di cui bisogna parlare, discutere, studiare tra mondo animale, uomo e ambiente. Una delle tematiche, a mio giudizio, più importanti per una sanità sostenibile e di buon livello del terzo millennio. Quindi grazie per tutto questo. Adesso leggerò la motivazione per cui l'Ateneo di Palermo le conferisce la laurea iuris causa in medicina e chirurgia. Ilaria Capua si è laureata cum laude in medicina veterinaria nel 1988 presso l'Università degli Studi di Perugia. Nel 1991 ha conseguito la specializzazione in igiene e sanità animale presso l'Università degli Studi di Pisa, e nel 2007 ha conseguito un dottorato di ricerca presso l'Università degli Studi di Padova. Ha trascorso la maggior parte della sua carriera come virologa, dirigendo laboratori diagnostici e di ricerca di livello internazionale nel campo dei virus emergenti e zoonosici, quali l'influenza aviaria, occupandosi anche delle politiche internazionali di preparazione pre-pandemica. Ilaria Capua è Senior Fellow of Global Health alla Johns Hopkins University, è stato direttore emerito fino a qualche giorno fa del One Health Center of Excellence dell'Università degli Studi della Florida. È stata anche deputata al Parlamento italiano nel periodo 2013-2016 su invito del primo ministro in carica Mario Monti. È editorialista del Corriere della Sera e autrice di numerosi libri per adulti, ragazzi e bambini. Nella sua carriera di virologa ha dedicato gran parte della sua vita professionale alle infezioni virali degli animali che possono essere trasmesse all'uomo e che causano povertà e problemi di sicurezza alimentare come la malattia di Newcastle e la rabbia. Si è impegnata in questi anni per superare le barriere tra medicina umana e veterinaria, secondo una concezione in cui non può esistere una salute umana distinta da una salute animale e da quella dell'ambiente, portando avanti la visione One Health, e ad oggi il suo gruppo si occupa principalmente delle malattie virali trasmissibili dagli animali all'uomo e di sviluppare adeguate strategie di controllo per la tutela della salute pubblica e della sanità animale. Nel 1999 ha isolato e sequenziato il virus dell'influenza aviaria H5N1, contribuendo alla comprensione della diffusione del virus e alla sua prevenzione. Nel 2000 ha sviluppato la strategia DIVA, la prima strategia di vaccinazione contro l'influenza aviaria, con un test che è in grado di svelare se gli anticorpi presenti in un soggetto sono stati indotti dal vaccino o dall'infezione. DIVA è adesso tra le strategie raccomandate dalla FAO e dall'Unione Europea per combattere l'influenza aviaria. Nel 2006, al picco del panzootico dell'influenza aviaria H5N1, ha promosso un dibattito internazionale sulla condivisione transdisciplinare delle sequenze genetiche del virus dell'influenza per migliorare la preparazione alla pandemia, e ha fondato il Global Initiative of Sharing
OLEA Health Influenza Data, un database internazionale per la condivisione dei dati dell'influenza. Infatti, con la sua decisione di depositare la sequenza genetica del primo ceppo africano influenza H5N1 in GenBank, un database open access e non in un database ad accesso limitato, Ilaria Capo ha dato inizio a un dibattito sulla trasparenza dei dati che ha cambiato i meccanismi internazionali alla base dei piani pre-pandemici. Nel 2020 ha promosso l'iniziativa di convergenza interdisciplinare 2020 focalizzata sul Covid-19, sottolineando l'importanza della condivisione in tempo reale dei dati genetici quale componente essenziale della lotta contro la diffusione dell'infezione. Oggi, grazie alla sua leadership, sono state promosse numerose iniziative di condivisione dei dati che attualmente includono milioni di sequenze genetiche di Covid-19. È stata coordinatrice e partner di progetti di ricerca internazionale di grande valenza, finalizzati da prestigiosi enti quali la Commissione europea, e ha collaborato a lungo con agenzie internazionali come l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Autrice di oltre 250 pubblicazioni su riviste peer reviewed, ha pubblicato libri di testo universitari sui virus influenzali e parainfluenzali e parecchi libri di grande interesse per il pubblico, alcuni dei quali sono stati tradotti in diverse lingue. È molto attiva nel campo della comunicazione della scienza e nella promozione della leadership femminile nell'area scientifica e accademica. È insignita di numerosi riconoscimenti, sarebbe troppo lungo elencarli tutti, le elencherò semplicemente i più significativi. Nel 2007 è stata vincitrice del premio Scientific American 50 Award per la leadership nella politica scientifica e nel 2008 è stata inclusa nella serie Revolution of Mind della rivista Scite per la sua leadership nella promozione di condivisione di sequenze genetiche per la preparazione pre-pandemica. Tra i riconoscimenti internazionali ricordiamo il premio più prestigioso in medicina veterinaria, il Penn Wet World Leadership in Animal Health Award del 2011 e la Gordon Memorial Medal nel 2012. Nel 2014 ha ricevuto l'Excel Award per la microbiologia clinica e le malattie infettive. Nel 2019 ha ricevuto un dottorato honoris causa dalla sua alma mater, l'Università di Perugia, e lo stesso anno le è stato conferito il premio Pyle per le relazioni italo-americane. Nel 2021 ha ricevuto l'Ipazia Prize for Life Science dell'Accademia Europea delle Scienze, di cui è membro. Durante il suo mandato parlamentare è stato vicepresidente della Commissione per la Cultura, Scienza e Istruzione. Durante i suoi anni parlamentari è stato autrice di risoluzioni ed emendamenti parlamentari relativi alle malattie infettive, in particolare sulla resistenza antimicrobica, sulle minacce pandemiche ed epidemiche e sui patogeni emergenti di piante e animali. Dal 2017 ha sviluppato il concetto di salute circolare, che rappresenta una naturale espansione del concetto di One Health. Salute circolare è un approccio integrato alla salute che identifica il coavanzamento della salute di esseri umani, animali, piante e ambiente come percorso essenziale verso la sostenibilità. La missione della salute circolare è identificare soluzioni che promuovono e gestiscono percorsi nuovi di sviluppo che permettano la convergenza della salute dell'uomo e quella degli altri esseri viventi a cui è interconnesso e da cui è totalmente dipendente. Questo quadro concettuale, compreso lo sfruttamento dei big data, e si basa su una prospettiva multidisciplinare che va oltre la dimensione biomedica della salute. La salute circolare include politiche sociali, culturali, economiche e finanziarie, tecnologiche e internazionali attorno ad un unico obiettivo, che è il progresso della salute come sistema. In considerazione di tutto ciò, dello straordinario contributo al progresso scientifico in ambito biomedico, introducendo importanti innovazioni con un considerevole impatto sulla gestione delle pandemie, dell'eccezionale attività svolta nella promozione di progetti articolati ed innovativi in ambito sanitario, della promulgazione e realizzazione di iniziative in ambito sanitario valorizzando la collaborazione tra esperti di salute animale e di salute umana, dell'importanza dei risultati delle sue ricerche scientifiche che hanno ricevuto prestigiosi riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale, il Consiglio di Medicina e Chirurgia dell'Ateneo di Palermo, il Dipartimento di Biomedicina, di Neuroscienze e Diagnostica Avanzata dell'Ateneo, in condivisione con la Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Palermo, ha proposto all'unanimità il conferimento della laurea honoris causa in Medicina e Chirurgia alla professoressa Ilaria Capua, quale atto di riconoscimento del suo costante impegno ed intensa attività, rappresentando un modello di ispirazione ed esempio per le generazioni future. Grazie.
Il professore emerito Adelfio Elio Cardinale pronuncia la laudatio a Ilaria Capua. Magnifico rettore, autorità civili, militari, accademiche, colendissimi colleghi della facoltà e della commissione, professori qui presenti, signore e signori, giovani che siete qua, ho piena consapevolezza della valenza di questa solenne celebrazione accademica che oggi stiamo vivendo nella più alta sede istituzionale del nostro Ateneo, luogo permeato di storia, cultura e scienza. Sono numerosi i motivi, e sono stati in parte esplicitati, che connotano e qualificano la decisione di conferire questa laurea honoris causa. La laudatio dell'antica Accademia ha sempre una partenza di memoria. La nostra scuola di medicina, in questa fase di profonda trasformazione degli studi superiori, ha avuto contezza e intuizione nel comprendere i nuovi concetti biofisico-metodologici della salute dell'uomo. Nelle vicende delle pandemie che periodicamente si sono abbattute nel nostro paese e sull'Europa intera nel corso dei secoli, vengono ricordate le personalità che con il loro impegno e le loro capacità hanno saputo incidere marcatamente su di esse. Vogliamo ricordare una personalità del passato che ha saputo opporsi all'epidemia della sua epoca. Palermo, nel secolo XVI, ha avuto un grande protagonista nella lotta alla peste nera del 1575. Parlo di Gianfilippo Ingrassia, detto l'Ippocrate Siculo, nato a Regalbuto, coordinatore della sanità pubblica in Sicilia, che concepì una strategia vincente fondata su distruzione delle fonti di contagio, separazione dei sani dai malati attraverso la costruzione di lazzaretti, interventi di tipo amministrativo snelli, veloci e rapidi e efficaci. E la tessera sanitaria, anticipatrice della Green Card di cui tanto si è parlato durante la recente epidemia. Come vedete, nulla è più moderno della memoria. Venerdì 5 maggio scorso, Ghebreyesus, capo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha annunciato la fine della pandemia da SARS-CoV-2 con 7 milioni di morti e 337 milioni di anni perduti per ogni decesso prematuro. La formula tecnica comunica che il Covid-19 non rappresenta più un'emergenza sanitaria pubblica di portata mondiale. Possiamo, attraverso la lezione del passato, prevenire e contrastare future epidemie fin da ora previste. La storiografia della medicina non si riduce a una contemplazione soddisfatta o nostalgica del passato. La storia tecnica è approdata alle più vaste latitudini di storia sociale progressiva. La tradizione non è il culto delle ceneri, ma la custodia del fuoco. Pur essendo oggi la biomedicina e le scienze del vivente pervase da tecnologie imperanti, è impensabile alla generazione precedente, digitale, intelligenza artificiale, metaverso, il fattore primo e decisivo rimane quello dell'uomo stesso con la sua mente. Dopo Ippocrate e Galeno, iniziatore del metodo nella medicina, la scienza, intesa in senso moderno, nacque con Galileo Galilei e Newton. La parità di genere nella scienza è oggi un calcolo impietoso, con una strada ancora lunga da percorrere. Infatti, da Ipazia, scienziata di immensa fama, uccisa e dilaniata nel V secolo, quasi una caccia alle streghe, per arrivare a Madame Curie e Rita Levi Montalcini, un dato è piena conferma di questa grave disparità. Dal 1901, data di istituzione del premio Nobel a Stoccolma, sono stati premiati 898 uomini e solo 61 donne. Emergono comunque personalità femminili
che con il loro patrimonio scientifico, intuizione, chiarezza e lucidità d'idea, limpidezza espositiva non disgiunta dal rigore, sono capaci di divenire alfieri per vincere battaglie scientifiche e sanitarie. Ilaria Capua è una di queste. La professoressa Capua è una delle voci più autorevoli della virologia internazionale. Per oltre 30 anni ha diretto gruppi internazionali di ricerca nel campo delle malattie trasmissibili dagli animali. Riconoscendo la comunità scientifica, la sua politropa salinità cerebrale è stata inserita fra le menti rivoluzionarie nel 2008 e ha vinto il premio Ipazia dell'Accademia Europea delle Scienze, oltre a tutti gli altri premi di cui ha fatto cenno il presidente della scuola, professor Ciaccio. Inoltre è stata premiata con il PenWet World Leadership Award, il più importante riconoscimento scientifico per la medicina veterinaria. Dopo la direzione di un centro di ricerca negli Stati Uniti dell'Università di Gainesville in Florida, oggi è Senior Fellow of Global Health della Johns Hopkins University. Grande è la sua capacità di divulgazione, vale a dire l'impiego di linguaggio comune senza adipe retorico che rende accessibili le idee scientifiche a chi non sa, per cui scienza e metodo scientifico divengono chiari e fruibili per tutti. Per costruire, possiamo dire, una cittadinanza scientifica nel mondo. Ha spronato le autorità politiche e civili a ripensare alla salute pubblica a livello globale, sovranazionale, collettivo e individuale. La pandemia, infatti, ha scosso molte certezze scientifiche, cognitive, psicologiche. Ilaria Capua disegna un atlante storico-scientifico che permetterà di interpretare i tempi che stiamo vivendo, scenari di trasformazioni capaci di innescare vere e proprie rivoluzioni. La nostra abitudine a colonizzare, infestare, inquinare e distruggere è responsabile da tempo di tali gravi disordini. La globalizzazione non è il nemico, siamo noi che abbiamo accelerato i processi di sviluppo secondo logiche economico-finanziarie slegate da equilibri naturali. Dal 2017 ha sviluppato l'idea di salute circolare, che è una naturale evoluzione del concetto One Health, cioè una salute unica. Salute circolare è un approccio integrato che promuove la salute degli esseri umani, degli animali, delle piante, dell'ambiente e che riconosce la necessità di uno sforzo di imbricazione fra discipline scientifiche e umanistiche. Questo quadro concettuale comprende lo sfruttamento dei big data e si basa su una prospettiva multidisciplinare che va oltre la sola dimensione biomedica della salute. La salute circolare include politiche sociali, culturali, economiche, finanziarie, tecnologiche e internazionali attorno a un unico obiettivo, il progetto della salute come sistema. Dobbiamo essere attori responsabili nel cerchio della vita, guardiani del pianeta e non invasori, ma difensori della sua salute. Questa è la lezione pluridecennale di Ilaria Capua. Uomini, animali, piante, ambiente sono quasi comunicanti. È fondamentale una nuova comprensione dei viventi e una nuova concezione del mondo. Ascoltiamo l'urlo della terra che spesso viene avanti e che noi ignoriamo in gran parte. Concetti innovativi, già intuiti genericamente da Robert Koch, il grande scienziato che nel 1882 scoprì l'agente causale della tubercolosi e fu premiato con il premio Nobel per la medicina nel 1905. Koch già nel 1880 aveva ideato una serie di criteri di collegamento tra microbi animali e malattie umane, i cosiddetti postulati di Koch. La professoressa Capua ci ha fatto capire che il futuro è già presente. Abbiamo perso di vista l'equilibrio complessivo del sistema. I ghiacciai si sciolgono,
gli oceani si scaldano, la temperatura climatica cresce in maniera esponenziale, le città divengono sempre più megalopoli. Secondo un rapporto del WWF, negli ultimi 30 anni sono stati deforestati 420 milioni di ettari di terreno, una superficie equivalente a quella dell'intera Unione Europea. È stato sottovalutato un altro elemento di alta gravità per l'umanità tutta, l'aumento dei rifiuti di plastica, perché la sincrona epidemia ne moltiplica la quantità che sta riempendo il nostro pianeta. Con il tempo e l'esposizione alla luce solare, la plastica si sminuzza in frammenti sempre più piccoli, micro e nanoplastica, assorbiti da uomini e animali con ulteriori effetti nocivi. Ogni anno, per dare un esempio concreto, si fabbricano circa 300 milioni di tonnellate di plastica, la cui produzione di massa iniziò negli anni 50 del secolo scorso. L'enorme diffusione si ebbe però con la scoperta dei polimeri, in particolare il propilene isotanico, nuova acquisizione della conoscenza dovuta all'italiana professor Natta, premio Nobel. Per comprendere in maniera semplice la portata della questione, oggi nel mondo ogni minuto si acquistano 1 milione di bottiglie di plastica. Questo fenomeno è un problema vitale del nostro paese. Secondo una ricerca scientifica tedesca, il 90% dei fiumi di plastica presenti negli oceani proviene da 10 fiumi, tutti orientali, gran parte Yangtze, Gange, Fiume Giallo, Amur, Mekong, eccetera. Spazzatura che ha creato nel Pacifico un'isola di pattume più grande dell'Italia intera, definita ottavo continente o Pacific Trash Waters. Stiamo assistendo al più grave riscaldamento globale, il più drammatico evento climatico dopo l'ultima estinzione di massa. La vita nella Terra ha avuto 5 catastrofi con estinzioni di massa in varie ere: Triassica, Mesozoica, Cretacea, Cenozoica, Perniana, con scomparsa di viventi come dinosauri e mammut, specie marine e tante altre, per impatto con gli asteroidi o per colossali e prolungate attività vulcaniche. Ma non è solo storia. Stiamo attenti, perché il parziale recupero ha richiesto ogni volta milioni di anni. Oggi, se non si provvede, ci avviamo verso la sesta per diverse cause che già ho elencato: riscaldamento, inquinamento, deforestazione. La sesta estinzione, affermano i paleontologi, sarà però la più grave e lunga di tutte, perché causata dallo sfruttamento del pianeta da parte di una specie tecnologica, l'uomo, tant'è che oggi è definito Homo Techno Sapiens. Per queste motivazioni, l'attuale epoca geologica è denominata antropocene, in quanto segnata esclusivamente dall'influenza umana. Abbiamo tradito la natura con una follia collettiva, ma siamo ancora borderline. Per evitare di far pagare alle prossime generazioni future conseguenze disastrose e irrecuperabili. Perché, altro esempio, sino al 1929 l'80% del pianeta era ricoperto da foreste. Oggi le aree non antropizzate sono appena il 30%. E tutto ciò è quello che Papa Francesco, proprio nei giorni scorsi, ha definito insensata guerra al creato. Il futuro non verrà dalla macchina, ma dall'uomo. È necessaria una nuova cultura del progresso per salvare il pianeta e noi dalla catastrofe. Dobbiamo insegnare, iniziando dai bambini delle prime classi, il concetto di biofilia, cioè cura e amore verso tutto ciò che è vivente. Un nuovo rapporto con tutti i regni del pianeta, animali, vegetali, fungine, microbiche posizionate nella terra da madre natura. Per questo la prima delle direttrici su cui impostare il mondo nuovo che ci attende non potrà essere che il rispetto
per tutto l'ambiente, per l'ecosistema e per anche l'uomo, gli animali e i vegetali, per la salute di tutti, per la sua circolarità, come ha sempre anticipato Ilaria Cappa. Questi scenari fanno emergere agenti patogeni sconosciuti. Tra la medicina animale e quella umana non vi sono linee di demarcazione né devono esserci. Sono orgoglioso che la nostra struttura accademica si dimostra fiera e avanguardia nella nuova concezione della salute planetaria. L'Ateneo di Palermo, è stato detto dal Rettore e dal Presidente, è la prima università in Italia a conferire la laurea honoris causa in medicina e chirurgia a una docente ricercatrice antesignana laureata in medicina veterinaria. Ilaria Cappa ha dimostrato che la Terra è un unico grande sistema formato da una serie di sfere concentriche interconnesse fra loro e noi umani rappresentiamo una parte del sistema globale. Noi uomini siamo natura nel concetto più generale del termine. Gli abitanti dei paesi più ricchi del pianeta hanno perso questa cognizione e siamo entrati in chiara rotta di collisione con i limiti biofisici del meraviglioso pianeta che abitiamo. Ma siamo anche l'unica specie a disporre delle capacità e delle competenze per porre rimedio. La professoressa Capua ha acquisito prestigio per la promozione del libero accesso ai dati riguardanti le sequenze genetiche dei virus influenzali, lanciando un database sul quale oggi sono presenti 15 milioni di sequenze di Covid. Prima nel mondo, la sua strategia di vaccinazione contro l'influenza aviaria, con l'acronimo DIVA, è raccomandata dalla FAO e dall'Unione Europea. Ilaria Cappa ha condotto una battaglia sulla trasparenza dei dati e dei meccanismi internazionali dei piani pre-pandemici che è risultata fondamentale per combattere la pandemia da Covid. Le sue iniziative furono riprese dal New York Times, dal Wall Street Journal, dal Washington Post e dalla più importante rivista scientifica mondiale come Nature Science. Per queste motivazioni scientifico-culturali forti e per i suoi meriti nel campo della virologia e delle malattie infettive, Ilaria Cappa si iscrive tra i protagonisti nella storia delle lotte alle pandemie. Magnifico Rettore, amplissimo Presidente, chiarissimi professori, che in questo pubblico consesso accademico avete ascoltato, credo che possiate convenire che l'onorificenza oggi concessa alla professoressa Cappa sia pienamente meritato. Grazie a voi. Il rettore dell'Università degli Studi di Palermo, Massimo Miliri, conferisce la laurea magistrale honoris causa in medicina e chirurgia a Ilaria Cappa. In nome della legge, noi, professor Massimo Miliri, rettore dell'Università di Palermo, vista la deliberazione del Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica Avanzata, conferiamo la laurea magistrale honoris causa in Medicina e Chirurgia, classe LM41 delle lauree magistrali in Medicina e Chirurgia, secondo il decreto ministeriale, alla professoressa Ilaria Cappa, nata a Roma il 21 aprile 1966. Data in questa università 30 maggio 2022, è registrato al foglio 17, numero di registro 162. Complimenti. Grazie.
La professoressa Ilaria Capua tiene la Lectio Magistralis Salute Circolare, la salute del futuro. Inizio con una parola. Grazie. Grazie per avermi conferito questo riconoscimento per me simbolico. In Italia sono il primo laureato in medicina veterinaria a riceverlo e sono la prima donna che riceve la laurea honoris causa in medicina e chirurgia dall'Università di Palermo. E non a caso ho le scarpe rosa oggi. Lo considero appunto un riconoscimento simbolico, per quello che ho detto addirittura doppio. Non posso quindi che rallegrarmi con il rettore, professor Massimo Mitiri, con il direttore di dipartimento Giuseppe Ferraro, con il presidente della scuola di medicina Marcello Ciaccio e con il professore Cardinale che abbiamo appena ascoltato e con l'università tutta per aver rotto con un colpo solo due archi, uno che delimita l'ambito professionale e l'altro che riguarda le questioni di genere. Ma prima di addentrarmi nei significati profondi di questo riconoscimento, non posso non ricordarvi che da soli non si va da nessuna parte. E quindi devo dire di nuovo grazie alla mia famiglia, a mio marito Richard e a nostra figlia mia, che mi hanno sostenuto ogni giorno. Anche di fronte a situazioni difficilissime e a vere ingiustizie. Ringrazio mia madre, ciao mamma, è forse collegata in streaming. Ringrazio mio padre che è volato via, mio fratello Michelangelo e mia sorella Alessandra che mi sono stati accanto negli anni. E poi ringrazio gli amici, quelli che sono qui oggi e quelli che mi hanno accompagnato e sostenuto e, diciamolo pure, aiutato durante questo cammino lungo e tortuoso. Al di là dei ringraziamenti e di quello che questa laurea honoris causa rappresenta dal punto di vista istituzionale, vorrei raccontarvi che cosa significa per me, per Ilaria, io che ho incardinato la mia professione di ricercatrice all'inseguimento delle aree di confine per scoprire quello che c'era alzando lo sguardo, guardando un po' più in là. E l'ho fatto ispirandomi a personaggi che hanno sfidato le certezze del loro tempo. Mi farò accompagnare in questo ragionamento da alcune parole che rappresentano la trama e l'ordito del mio percorso e della mia attività di ricerca e nelle varie declinazioni professionali che ho vissuto, per immaginare appunto che cosa c'è oltre il confine se si guarda un po' più in là. Inizio dalla parola curiosità, partendo da colui che inventò il microscopio, strumento a me caro e credo in parte responsabile della postura un po' gobba che mi caratterizza. L'inventore del microscopio non era un medico, non aveva studiato medicina e nemmeno aveva studiato materie scientifiche. Un uomo curioso che di mestiere commerciava in tessuti.
La sua passione ed ossessione, mi viene da dire, erano il lino, la lana, la seta, il velluto, il damasco, il broccato e persino il pizzo. Toccarli e guardarli era diventata la sua fissazione. E non riusciva a capacitarsi di come trama e ordito potessero essere, in alcuni casi, resistenti come il lino ed in altri, lucenti come la seta, cangianti come il velluto, oppure ancora morbidi e caldi come la lana. Grazie. Questa prima riflessione mi porta a usare una parola scientifica che è diventata di moda e di cui tanto si parla, ma come se fosse un concetto astratto, immobile, irraggiungibile: la biodiversità. Che cosa si intende quando parliamo di biodiversità? La biodiversità, per definizione, è la varietà di organismi viventi nei diversi ecosistemi. In due parole, ricchezza ed elasticità. Ma in pratica che cosa significa? Significa che i meccanismi evolutivi che hanno governato la vita sulla Terra hanno portato all'esistenza di molte creature visibili ad occhio nudo oppure microscopiche, che sono simili ma anche molto diverse. Basti pensare all'universo che corre fra il pomodoro pachino e il pomodoro cuore di bue. Sempre pomodori sono. Ognuno con le sue caratteristiche, ognuno con il suo sapore e con la sua consistenza. Ma c'è molto, molto di più. Si sa, madre natura ha nascosto nei posti più impensabili delle sostanze miracolose, dei tesori veri che ci permettono di esercitare il nostro ruolo di Homo sapiens, e sottolineo sapiens, al meglio. Ad esempio gli antibiotici nascosti nelle muffe o l'artemisina utilizzata per combattere la malaria a livello globale, che si trova in una pianta diffusissima ed accessibile. E a proposito di piante, ricordiamo che loro non possono muoversi, non possono proteggersi, non hanno possibilità di fare rumore se vengono attaccate. Ma dobbiamo ricordarci che anche e soprattutto loro, grazie a loro, fragili e indifese, che dipende la nostra sopravvivenza. Ci riforniscono di ossigeno e di cibo, sequestrano l'anidride carbonica e sono più forti di ogni guerra e di ogni pandemia. Lo sanno tutti, sono elementi essenziali ed onnipresenti. Eppure continuiamo a non rispettarle e ad abbatterle come se non ci fosse un domani. La biodiversità presente sulla Terra è fatta anche di tantissimi animali, tutti un po' imparentati tra di loro. Ogni specie animale ha i suoi microscopici inquilini e siccome le specie animali sono più imparentate di quanto ci piace credere, i virus che le ospitano passano da una specie animale all'altra e come spesso come se fosse il loro sport preferito. Questo può sembrare curioso, ma accade da sempre e accade in continuazione. Per esempio, i veterinari qui presenti lo sanno, la gastroenterite del gatto è diventata la gastroenterite del cane. Un virus influenzale degli uccelli è parte integrante del virus della spagnola, la madre di tutte le pandemie. Ed un virus delle scimmie è diventato il maledetto virus dell'HIV. La verità è che noi siamo diversamente animali, ma pur sempre animali. Il rapporto uomo-animale esiste da tempi immemorabili. Circa 10.000 anni fa, Homo sapiens, grazie all'evoluzione di questo rapporto, ha iniziato una nuova dimensione di vita, addomesticando gli animali. E questo gli ha certo semplificato la vita degli umani. Latte e carne a disposizione, trasporto merci,
e trasporto persone velocizzato e lavoro nei campi agevolato. Ci si sorprende oggi di come il Covid-19 sia emerso dal serbatoio animale, ma non è né il primo né sarà l'ultimo. Infatti sappiamo da qualche anno che uno degli spillover meglio riusciti si è verificato proprio quando Homo sapiens ha addomesticato il bovino. Nella capanna di Bambin Gesù ci sono anche il bue e l'asinello. E io vi voglio parlare soprattutto del bue, che in quella capanna aveva un ruolo di termosifone vivente. Il 25 dicembre era lì che riscaldava l'ambiente. E proprio attraverso questa vicinanza stretta e questa coabitazione di specie, il virus della peste bovina ha fatto il salto di specie ed è diventato il morbillo, che è ancora qui con noi, sulla terra, migliaia e migliaia di anni dopo. La seconda parola di cui vi voglio parlare è coraggio. Il coraggio di guardare oltre, di uscire dagli schemi consolidati, usare strumenti innovativi, immaginare scenari inconsueti, spingersi verso deduzioni audaci. Nessuno, prima di Jon Snow, aveva pensato di usare una mappa per combattere un'epidemia. Fu lui il primo ad avere il coraggio di affrontare una malattia come il colera dal punto di vista topografico per comprendere le dinamiche di infezione, per guardare non il singolo caso, ma la malattia nella sua complessità. In questo modo si accorse ben presto che i contagi si concentravano in alcune precise zone della città e il colera stava decimando le famiglie che si rifornivano alla fontana pubblica di Broad Street. Non poteva essere un caso. Snow chiese e ottenne con grande difficoltà di togliere la maniglia da quella pompa, rendendola inutilizzabile. E con questa azione i casi di colera si placarono nel giro di pochissimi giorni. Il colera, infatti, si trasmetteva con l'acqua. Sì, proprio l'acqua, quella che permea e lambisce tutto ed è elemento essenziale per mantenere la vita sulla terra. La terza parola che tengo stretta vicino al mio cuore e alle mie idee è la lungimiranza. La lungimiranza è una dote rara, ma essenziale. E io vi voglio raccontare di come Alexander Fleming, lo scopritore della penicillina, ci diede proprio una lezione di lungimiranza. Quando, durante il suo discorso di assegnazione del premio Nobel, profetizzò che un abuso di antibiotici avrebbe potuto creare un effetto boomerang senza precedenti. Ebbe il coraggio di riconoscere che la sua scoperta miracolosa poteva trasformarsi in una minaccia per la salute pubblica. Fleming comprese che la legge del più forte si sarebbe manifestata anche nel mondo microscopico e che i batteri selezionati grazie all'uso eccessivo e irrazionale di quelle molecole miracolose avrebbero portato alla selezione di superbatteri resistenti che sarebbero stati difficilissimi da combattere. E così fu. Oggi sappiamo di essere in preda alla pandemia silenziosa. I superbatteri, che sono resistenti a molti antibiotici, sono davvero pericolosi e causano le cosiddette infezioni ospedaliere, che tante vite si portano via. Ecco, il problema dell'antibiotico resistenza, cioè della selezione di mutanti resistenti alla terapia, è legata a molti fattori, quanto mai diversi, e rappresenta un esempio chiaro della circolarità dei meccanismi che governano la salute. L'antibiotico resistenza è causata dall'abuso in medicina umana, dall'abuso in
medicina veterinaria e in agricoltura, ma riguarda anche il mancato smaltimento dei farmaci scaduti o inutilizzati, che spesso vanno a finire nell'immondizia e da lì nella terra e da lì nell'acqua. Ma riguarda anche il monitoraggio degli stabilimenti di produzione e dei loro effetti, riguarda l'igiene personale, bisogna lavarsi le mani, dobbiamo ricordarcelo, dobbiamo spiegarlo ai nostri ragazzi. Questa sana abitudine sembra che sia finita nella discarica della memoria, nonostante il Covid. Non possiamo più nasconderci dietro un dito. Siamo reduci da una pandemia che ha trasformato le nostre esistenze come individui, come collettività e come società. Un virus che ha fatto il giro del mondo, infettando miliardi di persone e provocando la morte di 7 milioni di individui, arriva dal regno animale, ma è anche il risultato di alcuni comportamenti dell'uomo. Homo sapiens è diventato invasore piuttosto che guardiano, ritenendo che durante il suo passaggio sulla Terra è accettabile consumare, sprecare e soprattutto mancare di rispetto agli altri inquilini della nostra casa comune. Ahimè, basta guardarsi intorno per comprendere che stiamo vivendo un momento di convergenza di crisi e i nodi sono venuti al pettine. Dall'onda lunga del Covid, con la quale dovremo fare i conti, sia come accademici, sia come professionisti, sia come cittadini, alla crisi climatica e quella alimentare, che sono legate tutte a doppio filo con la salute. Inutile dire che queste crisi sono largamente dovute all'attività di Homo sapiens, che spesso non guarda un po' più in là. Ecco, io credo che davvero sia giunto il momento di recuperare parole come curiosità, coraggio e lungimiranza, per creare nuovi approcci interdisciplinari alla salute. La plastica nei mari e negli oceani non porta solo al problema delle microplastiche di cui abbiamo sentito parlare. Queste microplastiche sono state trovate addirittura nei cordoni ombelicali dei bimbi appena nati. Ma sappiamo oggi che queste microplastiche possono veicolare popolazioni di batteri patogeni. L'aria sporca, l'aria inquinata, non porta solo a un indebolimento dell'apparato respiratorio e una maggiore fragilità alle infezioni, ma oggi sappiamo che porta anche a deficit cognitivi. Gli eventi meteorologici estremi, e permettetemi, facciamo insieme un applauso alla popolazione, alle popolazioni colpite dall'alluvione in Romagna. Vittime di eventi meteorologici estremi che distruggono oggi vite e trasformano gli ecosistemi e nelle zone più vulnerabili creano i migranti climatici. Ecco, io vi voglio dire questo, è tutto collegato, tutto si tiene, siamo parte tutti dello stesso sistema. Oggi, cari colleghi, mi rivolgo a voi che mi avete onorato con la laurea honoris causa in medicina e chirurgia per aiutarmi a creare una massa critica di pensiero che riconosca l'importanza della circolarità della salute partendo dalle interconnessioni che ci sono fra la salute dell'uomo e la salute degli animali, quella dell'ambiente, e nel contempo questa massa critica di pensiero si impegni a sensibilizzare i cittadini su questi temi. Parlo a voi perché mi sono resa conto di quanto sia importante congiungere le persone alle tematiche scientifiche
riguardano la salute. La pandemia ci ha mostrato chiaro e tutto che per affrontare le difficoltà di questa epoca bisogna avere delle rinnovate conoscenze di base che ci portino a nuove consapevolezze. Le persone hanno bisogno di strumenti per capire le sfide di oggi ed intervenire in maniera lungimirante su quelle di domani. Io vi ho portato qui oggi dei frammenti di storia della medicina per convincervi dell'importanza di comprendere le interconnessioni e gli effetti domino che governano la nostra salute. Le idee, cari colleghi e care colleghe, devono uscire dall'accademia ad essere innestate nelle menti delle persone che costituiscono la massa critica che decide, opera e che vive in questo paese come cittadino del mondo. La salute circolare è questo e tutti possiamo farla nostra, costruirla o migliorarla con un piccolo gesto, un cambio di mentalità e un cambio di comportamento. Io vorrei che la salute circolare diventasse il linguaggio con cui interpretiamo il mondo intorno a noi, il modo per capirci, per comunicare e per cambiare l'oggi e anche il domani. Ma perché insisto su questo aspetto della circolarità della salute? Perché ho paura. Io ho paura dei meccanismi che noi stessi abbiamo innescato e che il contesto di cui ci stiamo circondando sarà sempre più insalubre. E un contesto insalubre che cosa determina? Determina la sofferenza dei suoi abitanti, perché così come l'acqua scava la roccia, goccia dopo goccia, in un contesto insalubre ci sfila la salute. Esimi ed illustrissimi professori, cari colleghi, ma soprattutto cari cittadini, la nostra salute dipende dalla salute della nostra casa comune, dalla salute di acqua, aria, terra e fuoco e dal delicato equilibrio che c'è fra di loro. E per questo dobbiamo impegnarci tutti per essere più rispettoso del nostro sistema, che è un sistema chiuso. Non ha valvole di scarico per le nostre peggiori intenzioni o per le nostre distrazioni, chiamiamole così. Chiudo sottolineando che la salute ha un grave vizio di base, un vizio strutturale. Si apprezza soltanto quando non c'è. Ma se non si sta bene, se si ha qualche acciacco o perso o peggio una malattia grave, non c'è solo il fastidio o il dolore o la paura di morire. C'è un altro risvolto negativo, quello di non essere liberi. Se non si sta bene, non si è liberi di fare ciò che si vuole. Non si è liberi di studiare, non si è liberi di viaggiare, di imparare e di costruire la vita che abbiamo deciso di vivere. Sta a noi, quindi, aiutare i ragazzi, le donne, le mamme e i papà ad accorgersene e a riconoscere l'essenzialità della salute come architrave per essere dei cittadini davvero liberi e quindi in grado di scegliere piuttosto che subire. La salute, cari colleghi, ci rende liberi e la libertà è l'ossigeno della vita. Grazie. Grazie, grazie. Thank you.
Grazie.